Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Vediamo insieme i titoli di oggi. Stato sanitario dell'Unione Europea, al centro del rapporto anche le farmacie. Farmacia dei servizi, al via la sperimentazione anche nel Lazio. Malattie cardiovascolari, in Lombardia solo 6 pazienti su 10 assumono correttamente le terapie. Pharma Landscape, il progetto Fenagifar che premia la formazione all'estero. Ci sono anche i farmacisti tra i protagonisti del rapporto che la Commissione dell'Unione Europea pubblica annualmente sullo stato sanitario dell'Unione, evidenziando anche luci ed ombre di ciascun sistema sanitario. Il rapporto indica come l'importanza della prevenzione sia ormai un fatto conclamato e come in tale contesto sia da sottolineare il cambiamento di ruolo che ha investito gli infermieri e i farmacisti. Per quanto concerne la farmaceutica italiana, viene rilevato come la scarsa diffusione degli equivalenti sia dovuta alla mancanza di incentivi finanziari per i farmacisti. L'analisi della Commissione europea, ha spiegato a Federpharma Channel il nuovo direttore di Federpharma Alberto D'Ercole, ha un punto di traduzione senz'altro consistente all'interno del nostro paese, laddove il ruolo del farmacista assume un'importanza sempre più grande e che trova un'esaltazione ulteriore anche all'interno delle recentissime iniziative che sanciscono il varo della farmacia dei servizi. Ascoltiamo le sue parole. Quello che si evince poi dal rapporto europeo sullo stato di salute dell'Unione e sul documento gemello che lo accompagna, che è il Companion Report, in buona sostanza si può sintetizzare come l'esaltazione del tema della promozione sanitaria e della prevenzione delle malattie che, a detta dello stesso Adriukatis, che è il commissario UE uscente alla salute, hanno finalmente ottenuto l'attenzione che meritano. Questo in linea generalissima è come tratto comune in tutta l'Unione Europea. Ciò che sempre in ambito unionale si riscontra è un promettente esempio di trasferimento di competenze tra professionisti sanitari ed in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo degli infermieri e dei farmacisti. Ora, questo inteso come linea generale ha un punto di traduzione senz'altro consistente all'interno proprio del nostro paese, laddove proprio il ruolo del farmacista assume un'importanza sempre più preponderante. Il ruolo del farmacista che trova un'esaltazione ulteriore anche all'interno delle recentissime iniziative che vedono il varo definitivo della farmacia dei servizi. Quello che possiamo dire in linea generalissima è che questo rapporto europeo sullo stato di salute dell'Unione è offre senz'altro degli spunti assai interessanti e che dovrebbero essere messi al centro delle future discussioni pubbliche e anche per stabilire degli obiettivi qualificanti per l'intero sistema sanitario nazionale. Dopo Puglia e Campania, anche il Lazio ha recepito l'accordo Governo-Regioni sulle linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità. Tre gli ambiti entro i quali ci si muove. Servizi cognitivi, tra i quali rientrano la riconciliazione della terapia farmacologica e il monitoraggio dell'aderenza terapeutica. Servizi di front office concentrati sul fascicolo sanitario elettronico e infine analisi di prima istanza, con in primo piano i servizi di telemedicina e gli screening per il tumore al colon retto. Abbiamo già avuto alcuni incontri con la Regione Lazio, ha spiegato a Federpharma Channel Maria Grazia Mediati, consigliera di Federpharma Roma e delegata nazionale per il Lazio alla farmacia dei servizi, mentre nei prossimi giorni sarà definito il cronoprogramma che deve essere recepito entro il 22 dicembre e definirà le modalità attuative. Vediamo il suo intervento. Anche nel Lazio siamo pronti a partire con la sperimentazione della legge della farmacia dei servizi. Abbiamo già avuto alcuni incontri con la Regione Lazio che ha recepito il 22 novembre l'accordo tra la Conferenza Stato-Regioni e il Governo ed in un prossimo incontro che avremo a brevissimo con la Regione Lazio sarà definito il cronoprogramma che deve essere recepito entro il 22 dicembre, quindi abbiamo dei tempi strettissimi. Il cronoprogramma cosa farà? Definirà le modalità attuative della sperimentazione, quindi dirà
i modi, i tempi, il numero di farmacie e i criteri di remunerazione, quali saranno. Nel mese di gennaio e febbraio invece partiremo con l'arruolamento delle farmacie e quindi auspichiamo, visto l'importanza della sperimentazione, che siano la quasi totalità le farmacie che vorranno aderire a questi percorsi. Adesione che sarà su base volontaria. Nei mesi successivi invece si passerà alla formazione, che sarà obbligatoria e sarà remunerata. In seguito, intorno a giugno, partiremo con l'arruolamento vero e proprio dei pazienti, quindi andremo proprio a partire con l'aderenza alla terapia vera e propria, ma anche con la telemedicina, col fascicolo sanitario e con gli screening. Ci sarà comunque poi modo di approfondire questi argomenti con degli incontri specifici che verranno fatti da gennaio in poi, dove andremo a fondo con le modalità di svolgimento e le spiegazioni a tutti i colleghi. Il tutto comunque si concluderà entro il 31 dicembre del 2021, quindi appunto andremo speditissimi a conclusione di questo percorso. Sarà fondamentale che tanti colleghi partecipino attivamente, credendoci, a questa sperimentazione, perché questa è un'opportunità unica per iscrivere il nostro ruolo. È un contributo fondamentale che dobbiamo dare alla nostra professione. Infatti, attraverso questi percorsi possiamo recuperare professionalità, possiamo pensare ad una nuova remunerazione che parli di atto professionale e possiamo parlare di una farmacia che sia ancora più riconosciuta come centro polifunzionale sociosanitario a servizio della comunità. Quindi sarà fondamentale la partecipazione e l'iscrizione in massa dei colleghi alla sperimentazione. Solo 6 pazienti su 10 seguono correttamente la terapia fondamentale per lo scompenso cardiaco e per la fibrillazione atriale. È la situazione che emerge da un'indagine svolta fra ottobre e novembre su oltre 3.000 cittadini lombardi, nella maggior parte dei casi over 75, politrattati per diverse patologie concomitanti. Questi pazienti sono stati invitati dai propri farmacisti di fiducia nelle farmacie aderenti all'iniziativa della provincia di Milano, Lodi e Monza Brianza a rispondere a un questionario volto ad approfondire eventuali difficoltà nella gestione quotidiana della terapia anticoagulante per valutarne l'effettiva aderenza terapeutica. I farmacisti si sono formati per questo progetto, ha spiegato a Federpharma Channel la presidente di Federpharma Lombardia, Anna Rosa Racca, sia con i corsi FAD che direttamente in farmacia. Abbiamo fatto un grande lavoro sull'aderenza, dimostrando quanto il farmacista possa essere fondamentale sia nell'ottica di garantire più salute ai cittadini, sia dal punto di vista dell'efficientamento del nostro sistema sanitario regionale. Ascoltiamo le sue parole. Beh, ogni anno aggiorniamo i farmacisti e abbiamo un grande collegamento con i grandi ospedali di questa regione. Quest'anno abbiamo parlato del cardiovascolare e abbiamo lavorato insieme al grande istituto Monzino, che da sempre si occupa della salute del nostro cuore. Le farmacie si sono istruite, hanno fatto dei corsi residenziali, dei FAD, ma soprattutto hanno lavorato sul campo, abbiamo lavorato in farmacia. Abbiamo fatto un grande progetto di aderenza, perché sappiamo tutti quanto non sia ancora elevata, quanto sia bassa, quanto bisogna ancora seguire le persone, seguire i nostri clienti, i pazienti, i malati. Bene, allora oggi presenteremo i risultati di questo lavoro, lo faremo insieme alla professoressa Tremo, lo faremo insieme al professor Agostoni e lo faremo qui nella nostra regione, perché ha dato il patrocinio a questa iniziativa. Abbiamo dimostrato ancora una volta quanto il farmacista può migliorare l'aderenza alla terapia. Fenagifar celebra i 30 anni e lancia il progetto PharmaLandscape, che fornisce la possibilità a 6 giovani farmacisti di svolgere un'esperienza di lavoro all'estero della durata di 30 giorni in 3 farmacie convenzionate di 3 paesi dell'Unione Europea, Germania, Francia e Spagna. All'evento di presentazione organizzato da Edra lo scorso sabato a Roma è stato il presidente in carica Davide Petrosillo a ribadire che il trentennale di Fenagifar testimonia l'impegno nell'elaborazione di proposte innovative e concrete. Questa era la nostra ultima notizia. Federpharma Channel vi dà appuntamento a domani. Buona giornata.